Buonasera, buonasera amici, bentornati nella vostra trasmissione Assistenza alla Diaspora. Stasera facciamo uno speciale con un ospite di marca. Oggi avremo con noi la console dell'ambasciata d'Italia a Dakar, la dottoressa Alessia Quartetti, e abbiamo oggi con noi Vanessa Marchese. Buongiorno, ciao a tutti e benvenuti. Allora, assalamu alaikum boko wa diaspora bi tay dañuy def ben émission spéciale ak ben invité bu mag ñu ngi dalal tay consul Italie bu ambassade d'Italie bi nek Dakar muy doctoressa Alessia Quartetti. Doctoressa, buonasera. Buonasera a tutti. Ringrazio Vanessa Marchese e Hassan per l'invito alla trasmissione Assistenza alla Diaspora. È un piacere essere questa sera qui con voi e ringrazio anche Inca Senegal per questa opportunità. Ok, allora Vanessa, buonasera. Allora, buonasera a tutti e benvenuti nel plateau di Assistenza alla Diaspora per questo speciale ambasciata. Ringraziamo la dottoressa Quartetti e l'ambasciata per aver accettato il nostro invito. Come sapete, negli ultimi mesi ci sono stati grandi cambiamenti e grandi evoluzioni sia per la presa degli appuntamenti, per i depositi, e la console si è resa disponibile per spiegarci quali cambiamenti ci sono stati, anche perché abbiamo notato molta confusione. Noi stesse riceviamo spesso delle mail che non dovrebbero arrivare a noi, ci arrivano spesso infatti anche delle mail con richiesta di appuntamenti per nulla osta, quindi seguiteci, vi parleremo di tutto questo in dettaglio e tra l'altro abbiamo scelto le domande che ci avete posto sia sui nostri social, sulla pagina Facebook Inca Senegal, delle domande che abbiamo ricevuto anche su Messenger, delle mail e dei WhatsApp che ci sono stati inoltrati. Quindi sono proprio le domande che si pongono tutti e a cui oggi daremo delle risposte. Hassan via via farà delle traduzioni Wolof in maniera che un po' tutti possiate comprendere di cosa stiamo parlando. Allora, dottoressa Quartetti, iniziamo un pochettino a far capire qual è la mole di lavoro dell'ambasciata italiana a Dakar, che bien sûr si trova a Dakar ma si occupa di diversi paesi, non soltanto del Senegal. Allora, comincio col ricordare che l'ambasciata a Dakar dal punto di vista consolare è competente per 6 paesi, perché oltre al Senegal gestiamo Capo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, il Mali e la Guinea-Conakry. Non solo diamo assistenza consolare, ma riceviamo le domande di visto. E nei primi 6 mesi del 2024 abbiamo rilasciato circa 5.000 visti a fronte di 7.000 domande ricevute. Nel 2023 i numeri erano più bassi, ma sempre comunque sostenuti. A fronte di 6.000 domande ricevute, nel primo semestre 2023 abbiamo rilasciato circa 4.000 visti. Quindi un aumento del 50% sui visti rilasciati dal 2023 al 2024. Quindi parliamo di numeri enormi. Hassan, puoi fare una traduzione di quello che abbiamo detto fino ad ora per far capire alla gente la mole di lavoro che affronta l'ambasciata italiana a Dakar? Allora, con un po' di dire che il consul bi laaj bi ko Vanessa jek laaj moy sen liggey ni ñi liggey fi ci Dakar na la tollu ndax pour ngeen xamne ambassade d'Italie topoto wul rek Senegal ndax juroom benn dekk lay topoto, mi ngi topoto Senegal, mi ngi topoto Guinée Conakry, mi ngi topoto Guinée Bissau, mi ngi topoto Mali, mi ngi topoto Gambie ak Cap Vert. Kon juroom benn dekk yëpp ñokoy topoto. Li ñuy wax tamit neena ren gi ci 6 mois yu ñëkk yi joxe nañu 4000 visa ci 7000 demande yu ñu jot. Joxe nañ 4000 visa lañu délivrer ci 7000 demande yi. Kon muy liggéey bu bari, bu am solo. Loolu la jotul tontu ko Vanessa. Sì, tra i cambiamenti che abbiamo visto ultimamente che riguardano tutti i paesi Schengen vi è anche il cambio di costo del visto Schengen. Allora, dall'11 di giugno 2024, per decisione della Commissione europea, il costo del visto turismo Schengen è aumentato da 80 a 90 euro, quindi 59.050 franchi CEFA. Quindi cambiamento globale, diciamo. La decisione del cambiamento è stata applicata globalmente,
quindi non mira a punire nessun paese in particolare, e viene applicata questa revisione ogni 3 anni da codice visti Schengen, quindi era un cambiamento atteso per adeguare soprattutto il costo del visto ai meccanismi di inflazione. Vorrei ricordare anche che il costo del visto Schengen è molto inferiore rispetto ad altri visti, come ad esempio il visto per gli Stati Uniti, il visto per il Canada, il visto per il Regno Unito. Perfetto, ora invece vorrei un attimino che ci soffermassimo sulle tipologie di visti, perché riscontriamo spesso tanta confusione, spesso si mescolano i tipi di visto, si confonde il turismo con il familiare a seguito, quindi se possiamo un attimino spiegare qual è la differenza tra alcuni tipi di visti, ad esempio chi è che può chiedere il visto familiare a seguito? Può spiegarci qual è la differenza con un turismo normale? Allora, il visto per familiare a seguito, come lo dici tu Vanessa, è un visto per familiari di cittadini italiani e europei. Può essere richiesto da normativa dai coniugi del cittadino, mettiamo cittadino italiano, che è il caso che più ci riguarda maggiormente, discendenti fino a 21 anni o con più di 21 anni a carico e ascendenti a carico. Questo anche per il partner o il coniuge. Quindi, ad esempio, se un cittadino italiano sposato con una cittadina senegalese e la cittadina senegalese ha dei figli, questi figli hanno diritto al visto per motivi familiari. Ricordo anche che dal 1 di giugno 2024 vi è stata un'importante modifica su questo tipo di visto, che non è più un visto di 90 giorni Schengen, ma è diventato un visto nazionale, quindi che dà titolo a ingresso e circolazione sul territorio nazionale, della validità di 365 giorni. E invece, perché quando si hanno figli che hanno più di 21 anni, quando si parla di presa a carico, cos'è che si intende? Se io ho un figlio che ha più di 21 anni, che tipo di documentazione devo depositare per dimostrare che effettivamente è a mio carico? La normativa indica il ricongiungimento familiare con i figli fino a un massimo di 21 anni. Oltre i 21 anni, come dice giustamente Vanessa, è necessario di dimostrare che il figlio è a carico. Deve essere una dimostrazione di carico strutturale e sostanziale, non può essere una dimostrazione fittizia. Piuttosto che indicare una dimostrazione di carico non strutturale, è importante che il richiedente dimostri una condizione di carico reale. Faccio un esempio: a fini fiscali il figlio a carico può essere inserito nella dichiarazione dei redditi. Questo per un cittadino italiano è possibile ed è una chiara dimostrazione che il figlio è a carico. Portare come documentazione delle ricevute magari esigue che non consentono il sostentamento della persona nel proprio paese di origine, non è sufficiente per la dimostrazione di carico. Ovviamente l'ambasciata fa una valutazione globale sul profilo della persona. Quindi, insomma, terra terra, se avete un figlio che ha più di 21 anni dovete dimostrare che esso è preso a carico da voi da quando è minorenne o comunque da quando all'età adulta. Come si fa se avete dei versamenti, però, come dice la console, strutturati, continuativi? Non si può prendere a carico qualcuno, ad esempio, con un versamento, faccio un esempio, di 50 euro al mese, perché non si vive in Senegal con 50 euro al mese. La console parlava anche di dichiarazione dei redditi, eccetera, anche se da quando è cambiata la normativa sugli assegni familiari è demotivante per diversi cittadini italiani inserire nella propria dichiarazione dei redditi i figli che abitano all'estero, perché non ci sono più gli assegni familiari. Noi speriamo che prendiate in considerazione questo, che fino a qualche anno fa lo si faceva anche per gli assegni familiari, ora non lo si fa più, anche se vi saranno
penso a partire da quest'anno ci saranno delle detrazioni fiscali anche se i figli abitano all'estero, quindi è consigliabile reinserirli nella dichiarazione. Hassan, prima di continuare, se ha qualcosa da aggiungere? Sì, aggiungo soltanto che la logica della normativa, che comunque lascia molto, molta manovra all'ambasciata, è quella di fare una valutazione globale della condizione della persona. Ad esempio, se un figlio di cittadino italiano a 25 anni ci dimostra di essere regolarmente iscritto all'università, ci dimostra quindi che sta studiando, che il genitore in Italia non solo lo mantiene ma gli paga anche gli studi, questa per noi è una dimostrazione di carico adeguata, anche se il figlio non è inserito nella dichiarazione dei redditi. Inoltre bisogna dimostrare che la condizione di carico è rimasta attiva dal compimento dei 21 anni fino alla domanda del visto, quindi se ci viene presentata una domanda per figlio a carico da un figlio che ha 35 anni, difficile dimostrare che il cittadino italiano ha mantenuto il figlio dai 21 ai 35 anni e per tutta questa durata di tempo. Quindi la valutazione rimane all'ambasciata, che ripeto non è rigida sulla documentazione presentata, ma fa una valutazione complessiva del profilo del richiedente. Ora passerò la parola ad Hassan per una traduzione, una sintesi in Wolof. Vi ricordo che, come vedete anche in sovraimpressione, trovate tutte le mail specifiche che l'ambasciata ha creato per fissare direttamente gli appuntamenti, quindi un canale particolare per diverse tipologie di visto. Ne parleremo tra un po' e scenderemo un po' nel dettaglio. Naturalmente se si ha un figlio di 35 anni che ha un buon lavoro, ha una buona sistemazione socio-economica, è inutile chiedere un familiare a seguito, meglio chiedere un turismo. Quindi insomma ci sono tutte delle condizioni da studiare. Per prendere appuntamento per i familiari a seguito, come vi stavo dicendo, vi è una PEC, un'email specifica a cui potete scrivere soddisfatti questi parametri. Hassan, puoi fare una piccola sintesi in Wolof? Ok, allora, l'un des lacs qui sont ici, moi, depuis le 11 juin, nous avons eu un cours visa pour visa Schengen. Maintenant, c'est ce que l'ambassade italienne a décidé, mais la Commission Union Européenne, nous avons évolué chaque 3 ans, nous avons évolué en fonction du cours de la vie de New York prévu. Nous avons eu 59 000 francs. Dans 3 ans, le gars a évolué, il a été légi di wax né dañ ñon laaj lool moy li ñi jëk à part depuis le 11 juin prix visa Schengen bi mo yok mais yeneen visa échangé wuñ prix visa Schengen légui yok na mi ngi 59 000 francs depuis le 11 juin. Autre chose aussi moy Vanessa da ko laaj aussi li jëm ci walu parents italiens yi la moy visa familiale seguito. Familiale seguito trois catégories lay concerné. Premier bi moy parents yi moy papa wala yaay dom bi amagul 21 ans wala ki ëpp le 21 ans te ñu mëna démontrer né papa ñu moko en charge ak benen bi mom moy jëkkeur wala jabar. Légui nak problème bi fu mu nekk moy si nak démontrer né ya yoré sa dom bi am plus de 21 ans en charge. Xalé bi nga xamné dafa nekk di jang woné né mi ngi jang te papam di koy yone xaliss de manière continue pas occasionnellement wala di koy yone ay somme yu ndaw mais da woné somme bi nga xamné woné né xalé bi mëna ci fay jangam mëna ci dund pour mëna prouver né papa ñu moko en charge. Lolu moy démonstration biñuy wax légui nak dañuy wax ci normative dañuy wax loi di wax né nga indi sa ay déclaration d'identité woné né mi ngi ci biir yang koy déclarer ka yakko en charge lolu effectivement li Vanessa laccé nako moy né loi bi changé na ba mënoto am ay ak assagnou uni ko bég yoy yépp mënoto déclarer sa doomi nek bitim rew mais dañu né li ambassade wax né ñom ñoy valutaré ñom ñoy jël xol élément yi gi len jox ñu té constable ñu nat xeyna bu nekulé fofu da nga mëna wañé né de manière continue yow ya yor xaaré bi ya yor dundam chaque wér kon li wax ne c'est à laisser à l'appréciation de l'ambassade ñom ñey xol document yi ngi leen présenter ndax dal na seen xel ñu ne waaw wala dal sax ñu dé mais kon ki nga bëgg inviter wone ne majeur na liggéeyul yow ya ko yor da nga ko wara prouver té ni ngi koy prouver moy écriture lolu moy laaj yi ñu laaj ci teunk pratiquement lolu la benen bi ci dess tamit moy depuis le 1er juin visa familiale à sécurité yi genn na légui nekkul visa tourisme court séjour légui visa long séjour la 365 jours lañu jox visa entre multiples lolu moy li ci changer pratiquement kon lolu moy ci teunk lolu di fatali nit ñi tamit aussi né ci souf yene gis en écriture
ñing ci def mail yi ngeen di demander pour ki soxla visa affaire ki bëgg def visa familiale à sécurité moy am nationalité bëgg ni jobotam wala ki am séjour bëgg def nouveau star wala ñu rek flous yi contrat travail ñom ñep bo leen xolé souf écriture ba ngi woné mail yi ngeen di jëlé rendez-vous c'est bon Vanessa. Très bien. Allora, un'altra cosa che volevo sottolineare è che i fratelli, ad esempio, non rientrano nella tipologia di visto familiare a seguito. Vi dico questo perché spesso veniamo contattati da persone che hanno scritto la PEC all'ambasciata lamentandosi che non ricevono risposta. Quando chiediamo di dare un'occhiata all'email oppure chiediamo più informazioni, viene fuori che magari hanno chiesto l'appuntamento per il fratello o la sorella. I fratelli non rientrano nella tipologia di visto familiare a seguito, figli, anche figli del coniuge, genitori e coniuge e genitori, quindi sono tre tipologie e basta. Per i fratelli vi è il turismo. Un altro tipo di visto su cui mi piacerebbe un attimino approfondire è affari, perché spesso anche su questo c'è confusione tra affari ed invito, ad esempio, perché vi è anche il visto invito. La gente spesso mescola, si confonde tra i due. Possiamo un attimino fare la differenza, console? Allora, sia il visto affari che il visto invito sono visti di corto soggiorno che danno, danno la possibilità di permanere in Italia fino a 90 giorni ogni 180 giorni. La differenza è nella motivazione di richiesta del visto e nella documentazione da presentare. Il visto affari, per cui l'ambasciata ha creato una casella email dedicata dakar.vistiaffari@esseri.it, è un visto che può essere richiesto da imprenditori, commercianti, chiunque viaggia per motivi di lavoro, per corto soggiorno, da non confondere con il visto per lavoro subordinato, di cui parliamo successivamente, con nulla osta. Quindi per chi viaggia per motivi di lavoro, per partecipare a fiere, per partecipare a conferenze, per andare in Italia a visionare della merce, per andare in Italia a fare incontri con aziende italiane, può richiedere un visto per affari. La documentazione da presentare, ovviamente, è tutta la documentazione socio-professionale che dimostra la professione della persona che vuole viaggiare per affari. Ad esempio un commerciante o chiunque abbia un'impresa privata dovrà presentare una linea, un registro di commercio, la carta import-export, fatture, quindi tutto quanto a sostegno della propria domanda di richiesta visto affari. Il visto per invito invece è un visto che viene richiesto se si riceve un invito da parte di una istituzione italiana, quindi se si ha una lettera di invito. Ovviamente la lettera di invito può essere fatta anche da un'azienda italiana che vuole invitare una persona per motivi di affari. In questo caso però si parla di visto affari. La lettera di invito per visto invito è una lettera istituzionale, quindi ad esempio un'organizzazione internazionale che invita una persona con un ordine di missione, l'ordre de mission, per andare su invito in Italia. Quindi la differenza è sostanziale, perché noi spesso ad esempio riceviamo delle mail da italiani che dicono c'è il danzatore X che è invitato dall'associazione X, è un visto invito, quello non è un visto invito, siamo più sul turismo probabilmente. Diciamo che non c'è un visto specifico per danzatori o per altre professioni artistiche, cioè, per cui è un po' borderline tra turismo e affari. Bisogna vedere bene la documentazione che viene presentata. Comunque non è invito, no. Perfetto. Hassan, a te la parola. Ok, allora, leghi, Vanessa, mi non l'ha chiesto, moi, categoria visa e l'ubri, mi non l'ha chiesto per visa affaire, non ho una possibilità di demandare visa affaire. A così, confusion via Vanessa entre visa affaire, visa turismo e visa invitation. Leghi, mi l'era le visa affaire, mi che concerne, non ho mai, non ho mai Italia per, soit, non ho mai partecipato ai foire, soit, non ho mai ay commerçants ay entrepreneurs yam dañu dem jënd ji bagage wala ñoo xam nañu fam ay partenaires té dañu leen inviter pour ñu ñëw jënd ci marchandise wala ñëw xol ci ay bagage wala commerçant bu mag dañ fay dem di jënd ji
té toujours aussi mu prouvé lolu tamit mo xamné commerçant la mu indi registre de commerce indi ni né carte import export indi ay facture mu jënd yi mu jaay pour démontrer bu baax relation bi légui walu invitation aussi toujours mëna dugg ci amna invitation mëna dugg ci cadre affaire moy bu féké né institution mo la invité pas une petite personne simple mo la invité lolu tourisme la mais boudé yow ben institution mo la invité pour nga wara dem xol ji ay matériel wara dem xol ji ay liggéey yoy def ci fofu lam na dafa jëm ci walu liggéey cadre liggéey ta nga am tamit boudé am nga am ordre de mission aussi nga mëna prouver né invitation pour mëna dugg ci cadre affaire kon lolu lañ doon léral ci cadre invitation pour visa pour affaire. Ora approfondiamo un attimino invece i nulla osta. Abbiamo i visti per aggruppamento familiare con nulla osta e abbiamo anche i nulla osta per lavoro subordinato. Dottoressa Quartetti, il raggruppamento familiare con nulla osta chi lo fa, chi lo richiede? Allora, il nulla osta, intanto spieghiamo cos'è il nulla osta. È un'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico immigrazione della prefettura in Italia che consente la richiesta di visto per familiari di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. Il ricongiungimento familiare con nulla osta può essere richiesto dal coniuge e dai figli minori fino a 18 anni. Questa è un'importante differenza rispetto al familiare a seguito, quindi invito da parte di cittadino italiano, perché qui con nulla osta il limite di età è 18 anni. E invece il lavoro subordinato è rilasciato in seguito ai flussi. I flussi è tutta una procedura per entrare in Italia in maniera regolare che fanno i datori di lavoro italiani per avere dei lavoratori senegalesi. Vi ricordiamo che la procedura si fa a partire dall'Italia e si fa anche online. E anche per questo tipo di visto vi è un canale particolare per prendere appuntamento. Ora infatti vi ricordo che sono in sovraimpressione gli indirizzi, ma un grande cambiamento di questi mesi è stato proprio questo, il fatto di creare delle mail dirette che gestisce l'ambasciata che quindi per prendere l'appuntamento per il deposito visti, che quindi non sono più sul sito di Beles, perché il resto degli appuntamenti per i depositi e per le legalizzazioni si fissano invece sul sito di Beles Senegal. Quali sono? Abbiamo detto che sono familiari a seguito, per il familiare a seguito bisogna inviare una PEC, quindi posta certificata, che il parente italiano che fa la richiesta di ricongiungimento familiare deve creare, deve utilizzare, amb.dakar.visti@cert.esteri.it, la trovate sopra impressione, ma la trovate anche nella pagina Facebook dell'ambasciata, nel sito ufficiale dell'ambasciata, basta cercarla. Poi abbiamo detto i nulla osta, dakar.nullaosta@esteri.it, nulla osta familiari e nulla osta al lavoro, e per i visti affari, come ha citato poco fa la console, dakar.vistiaffari@esteri.it. Per gli altri tipi di visti invece bisognerà andare sul sito di Beles fino ad esaurimento, i posti sono messi a disposizione fino a esaurimento e bisogna verificare quando vi sono le nuove disponibilità. Poi alcuni di questi punti magari li approfondiamo dopo perché abbiamo ricevuto delle domande specifiche e ne continueremo a parlare dopo. Hassan, puoi fare un piccolo resumé? Ok, allora, legge di non legge sì, valu nulla stai. Nulla stai, niente, facciamo. Ben nulla stai, momo, nulla stai per regroupement familiale. O hamne, sportello unico per l'immigrazione, building in nec, moco e delivre. Moi, nulla stai. Nulla stai, bobo, niente è concerné. Bobo, niente è séjour, niente è def. Niente è permesso di séjour, niente è demandé nulla stai. Qui concerne ay parents yi papa wala yaay jëkkeur wala jabar ak dom bo xamné amagul 18 ans parce que bo xolé différence moy ñi am nationalité mëna ñi di sen dom 21 ans c'est le groupement familial ñi am séjour 18 ans la yam kon lolu moy différence bi benen façon nous la star bi mom moy nous la star pour travail bobu moy ci flux yi lañ koy joxé bo toujours sportel unique pour l'immigration ñokay joxé mais bobu flux yi la moy ñi nga xamné dañ leen ko défar pour ñëw liggéey ci mo xam travail domestique lañuy def wala travail ci hôtel yi restaurant wala usine yi mais bobu ñaari nous différence nous la salle bi pour regroupement familial ben pour travail li fatali aussi né nous la salle pour travail procédure bi yépp ci lañ koy défé
Dottoressa Guartetti, se ha qualcosa da aggiungere su questo argomento, e in più volevo anche sottolineare che io penso che riceviate tantissime mail, vorremmo un po' anche parlare di questo, è tanta la richiesta, è tanto il lavoro di filtraggio che fate, sicuramente anche invitiamo nello stesso tempo la gente a inviare solo un'email, non inviarne tantissime, perché sennò insomma si rallenta tutto il procedimento di risposta. Ecco, vorrei sapere, ricevete davvero tante mail e ha qualcosa da aggiungere su... Allora sì, riceviamo tantissime email in questo momento, soprattutto per nulla osta al lavoro subordinato, poiché come ricordava Vanessa, il decreto flussi uscito nel 2023, quest'anno e per i prossimi successivi sarà un decreto triennale, quindi 2023-2025, che ha aperto gli ingressi a quasi 500.000 di lavoratori da determinati paesi in lista. Per quello che ci riguarda abbiamo il Senegal, il Gambia e il Mali. Ovviamente la maggior parte sono lavoratori stagionali, quindi adesso che ci avviciniamo all'estate e che i settori maggiormente richiesti sono il settore turistico, dell'hotellerie, la ristorazione, ma anche lavoratori agricoli, operai, la richiesta di nulla osta lavoro è molto alta. Però vorrei sottolineare che questo è un ulteriore segno di accoglienza da parte dell'Italia, proprio per i numeri alti di quote dedicate agli ingressi per nulla osta lavoro, che lo ripeto sono quasi su una base triennale 500.000 di posti. Inoltre per quanto riguarda queste caselle di posta che noi abbiamo creato, abbiamo voluto farlo proprio per facilitare l'accesso all'ambasciata, la prenotazione dell'appuntamento, facilitare la vita di chi faticosamente ha ottenuto un nulla osta e vuole avere un visto. Prima era necessario, come sapete tutti, collegarsi sul sito della BLS. Adesso è molto più semplice. Chiunque di voi può mandare una email all'indirizzo di posta dakar.nullaosta@estri.it per quanto riguarda, lo ripetiamo, nulla osta lavoro e nulla osta per il congedimento familiare, e una PEC che ogni cittadino italiano può avere, perché in Italia ormai senza uno SPID, senza un'identità digitale, non si ha accesso a moltissimi servizi della pubblica amministrazione. Basta qualsiasi identità digitale, ripeto ad esempio lo SPID, per potersi fare una PEC. Ricordo che l'invio dell'email è gratuito, quindi chiunque abbia nulla osta o voglia chiedere il ricongiungimento con il proprio familiare, il proprio figlio, la propria moglie, può inviarci un'email all'indirizzo. Vi chiediamo un po' di pazienza, poiché ne riceviamo molte. Per quanto riguarda i tempi di attesa, adesso circa 48-72 ore per le PEC, circa una settimana per i ricongiungimenti familiari, fino a 2-3 settimane per i ricongiungimenti, scusate, il nulla osta lavoro, proprio perché essendo ormai iniziata la stagione estiva riceviamo tantissime richieste. Mi unisco all'appello di Vanessa nel non rimandare la stessa email più volte, perché non solo ci intasate la casella di posta, non vi rispondiamo prima perché rispondiamo in ordine di arrivo della comunicazione, quindi comunque noi recuperiamo la prima comunicazione che avete mandato. In più, se mandate tante email, le nostre caselle di posta vi bloccano l'indirizzo, quindi vi invito per favore a non mandare più di una, due, massimo tre richieste con la stessa domanda di appuntamento. Grazie. Hassan, facciamo un piccolo riassunto. Ok, allora di fatto lì ne consiglio l'era tutti ci vuole flussi di ne allora flussi come ne chiamé di ben flussi ne 3 ans le nek mu ngi nek digenti 2023-2025 mi ngi concerner un po' moins de 500 000 travailleurs yu wara dugg ci Italie.
ño xamni mi ngi concerné pays yi nga xamné yépp bokku nañ ci liste pays yam né am nañu accord ak Italie mën nañ bokku ci flux yi benen bi ci dess moy di wax né doon léral né bu wéso flux bi di wax né demande mail yi da ngeen di bind mail pour ñu tondel dég nañ ñom mail yi jot mail yi bari nañ trop di wax né dañ tontu yi yéx na yéxul parce que bu dé ñi jëm ñi bind pek yi moy borom nationalité yi ci 2 à 3 jours lañ leen tontu ñi nga xamné dañu am nulosta regroupement familial yi environ une semaine en moyenne dañ leen dañ am tontu borom nulosta lavoro yi mën na dem ba 2 semaines pour ñu tontu len di fatali nit ñi né mail yi ñu dafa bari kon amul sens nit ki di bindat so bindé ben mail da ngay taxalu dañ la tontu parce que bo konné bind yu bari site bi dañ lay mujj sax bloqué kon bo bindé ben mail tok tuti def nga solliciter wat ben yon ñaar yon doyna parce que bu beure dañ lay bloquer té bindu yu beure tam du tax ñu téllo tontu parce que hors d'arrivée lañuy tontu ñi jëk bind lañuy jëk tontu ba yex ci ñi mujj ñi kon di fatali nit ñi né mail yi dañ ko créer gratuitement pour nit ñi mëna bind ñu may la rendez-vous légui nak bo bindé ñu may la bo bindé nga patienté tuti xaar ñu tontu voilà lool dal moy laaj bobu non. Ecco, io ora mi sento di consigliarvi alcune cose tecniche. Quando scrivete un'email, scrivete chiaramente nell'oggetto per quale motivo state chiedendo l'email. Ad esempio, richiesta familiare a seguito per mia moglie Aisha Sisse. E ricordatevi che quando l'ambasciata vi risponderà dovete stampare l'email perché l'appuntamento vi verrà dato direttamente a Belès, non in ambasciata, e dovrete portare questa lettera di appuntamento. Per evitare confusione scrivete chiaramente nel testo dell'oggetto perché l'appuntamento. Vi ricordo inoltre che nelle mail vanno indicate il numero di telefono del titolare del dossier e nel caso in cui vi fosse una richiesta di appuntamento per nulla osta anche il nulla osta. Cosa succede? Quando l'ambasciata vi risponde vi fissa un appuntamento. Stampiamo questa lettera di appuntamento e ci presentiamo a Belès. Ma spesso notiamo, ve lo diciamo da anni, che la maggior parte dell'attenzione sul deposito è data all'appuntamento. E il dossier è fondamentale. Fate dei dossier completi. Molti di voi si focalizzano immediatamente sull'appuntamento e lasciano in disparte l'argomento dossier. Il dossier deve essere completo. Nel caso in cui il dossier non è completo per alcuni tipi di visti come raggruppamenti familiari, vi è ancora la possibilità di completarlo, come riceverete un preavviso di rigetto. Ma questo cosa comporta? Comporta delle lunghissime attese, perché intanto c'è il deposito, poi dal deposito si passa al trasferimento in ambasciata, l'ambasciata studia il dossier, l'ambasciata decide che manca, capisce che manca qualcosa nel dossier, quindi vi deve ricontattare, ripassa il dossier, la richiesta di complemento a Belès, Belès vi deve contattare, vi dà 2 settimane, voi dopo 2 settimane andate lì, ritirate il foglio, vedete cosa manca, dovete completarlo, cioè voi vi allungate un'attesa che in maniera pazzesca, tutto questo per non concentrarvi sul dossier. E infatti io volevo un attimino soffermarmi su quello che è la richiesta, su quello che è il preavviso di rigetto, viene chiamato proprio così. Dottoressa, guardate, ci può spiegare cos'è questo preavviso di rigetto e quanto è importante depositare un dossier completo? Certo. Allora, il preavviso di rigetto è una richiesta ulteriore che l'ambasciata fa al richiedente visto perché nella documentazione presentata mancano dei documenti o dei documenti non sono conformi oppure si hanno dei dubbi sulla domanda presentata. Per legge il richiedente ha 10 giorni dal momento in cui riceve il preavviso di rigetto per completare la domanda. Noi siamo molto flessibili su queste tempistiche perché comprendiamo che non sia facile reperire un atto di stato civile, non sia facile ottenere la postilla al Ministero degli Esteri, per cui diamo spesso anche molti mesi per completare il dossier. Ma dato che tutte le fasi della procedura di richiesta di visto, dall'appuntamento al deposito, al preavviso, al ritiro, devono essere espletate solo e soltanto dal richiedente, è importante anche per farvi perdere meno tempo, perché dovete ritornare alla BLS, completare i documenti, che tutta la documentazione sia completa e conforme e autentica al primo deposito della domanda di visto. Prima parlavo delle tempistiche di risposta
quando inviate una mail per chiedere l'appuntamento. Ovviamente noi vi rispondiamo secondo le tempistiche che vi ho detto prima, ma l'appuntamento non viene dato la settimana successiva, magari possono passare anche un paio di mesi, però l'importante è inviare la mail, aspettare e dal momento in cui noi vi diamo l'appuntamento avete 2 mesi per presentare la documentazione. È importante che la documentazione che presentate, lo ripeto, sia corretta e completa. Hassan, sottolineiamo bene questa cosa del preavviso di rigetto. Allora, legli ñu doon wax moy ci walu rendez-vous yi, xam ngeen rendez-vous da ngay bind mail ñu jox la rendez-vous. Vanessa waxon nako legui moy ne bo amé rendez-vous paré nit ñi dañuy top rendez-vous ba fatte document yi. Parce que nga war am document rendez-vous, mais boy dem ci rendez-vous bo xolé ci rendez-vous toujours ambassade dañ lay bindal jour rendez-vous ne la ak toute la documentation complète. Moy boy dem nako yobbu document yi yu mat. Parce que ñak yobbu document yu mat limu lay jural moy nga déposer sa kayit di PLS di ko yobbu ko ambassade mu tok fa bañu tollu ci traité ko gis na dafa am lu ci manqué ñu bindal la préavis de rejet. Préavis de rejet bobu buñ la ko joxé 10 jours lañ lay bindal wax na la am nga 10 jours néna consul bi so mi expliquer né ambassade bi xam nañ jafé jafé nit ñi di am ci mairie yi ak dem légaliser ministère mo tax xaw nañ flexible fofu dañ ko pousser en sabu bu wër sax. Mais li ëpp solo moy bo démé ba am bala nga yu rendez-vous da ngay fexé nga jël sa dossier yu complet nga jox ko ko xam mu xolé le kayit yi ba yépp complet nga traduire tek do ko rendez-vous am na buñu joxé rendez-vous paré nga pour nga le déposer. Ñaaral bi mi ngi léral né rendez-vous yi comme niñ ko ñëk waxé légui dañ la tontu ci entre 2 jours jëm 15 jours moy maximum bi 2 à 3 jours pour sécurité yi, une semaine nous la star 15 jours maximum pour laboré yi, kon entre 2 à 15 jours dañ la tontu. Légui nak buñ la tontu rendez-vous la c'est pas automatique, dou lañ lay tontu tay ne demain am rendez-vous, mën nga am rendez-vous dans 1 mois ba fi ba 2 mois. Kon buñ la joxé rendez-vous tamit amane nga ulterior temps encore benen temps pour nga mën préparer war ses dossiers. Kon li gën moy kuy dem di déposer ci mu dem ak document bu complet day yombalal ambassade sen ligue ne ben yon lañuy traiter dossier bu taxo sa visa mo gën ñu xol ko ba ci biir taxaw bis préavis de rejet yone le kayit nga dem défaré ko indi war ko encore di nga perte temps ci yow di nga perte temps ñom di ngi leen defal benen ligue. Kon baxna kuy déposer nga yob une documentation complète. Voilà, lol dal moy li ñu wax ci waxu document yi ak rendez-vous yi. Un'altra cosa che noi notiamo che fa perdere tempo è che nel momento del deposito, ma non soltanto di visti, in regalizzazioni, ma anche trascrizioni, ci rendiamo conto che spesso non viene presa in considerazione l'importanza dell'indicazione del numero di telefono. Quindi qui un altro invito vi faccio ed è quello di indicare un numero di telefono dell'interessato oppure del genitore dell'interessato, ma di qualcuno che risponde al telefono. E ad esempio notiamo per quanto riguarda le trascrizioni, per le assistenze che facciamo, che spesso le mamme non rispondono, oppure c'è la tendenza che quando è una mamma che deposita non lascia il suo numero di telefono ma lascia quello del tonton o di qualcun altro che magari gli ha aiutati a fare il dossier. Dottoressa, quanto è importante lasciare fase di deposito il proprio numero di telefono? È fondamentale lasciare il proprio numero di telefono al momento del deposito, innanzitutto perché l'ambasciata non dà informazioni sul dossier a persone terze e soprattutto perché, lo sottolineiamo chiaramente, l'ambasciata ha intrapreso tutte le azioni di cui abbiamo parlato prima, quindi creazione delle caselle di posta, gestione a livello interno della presa degli appuntamenti, proprio per combattere il fenomeno degli intermediari e il fenomeno della compravendita degli appuntamenti. Quindi questo è molto importante, lasciare il proprio numero di telefono. Se noi facciamo una telefonata e ci accorgiamo che il numero di telefono non è il numero del richiedente, non solo non diamo informazioni sulla pratica, ma se si tratta di un appuntamento, l'appuntamento è automaticamente annullato. Cambiando un po' argomento, passiamo a un altro argomento che interessa tantissimi. Ricordiamo che i senegalesi che hanno acquisito la nazionalità italiana sono tantissimi, ma sono anche tanti gli italiani che sono residenti qui in Senegal o che hanno rapporti col paese, per cui ora iniziamo a parlare delle trascrizioni. Le trascrizioni degli atti civili. Se siete cittadini italiani e siete sposati o avete dei figli, avete avuto dei figli dopo l'ottenimento della nazionalità italiana, avete l'obbligo di fare la trascrizione dell'atto civile. Vogliamo parlare di questo perché
è una buona parte del lavoro che fa l'ambasciata, quello là per l'appunto delle trascrizioni, ma anche una buona parte del lavoro che facciamo noi, del servizio di assistenza che diamo noi. Anche lì vediamo che spesso si fa confusione. Ad esempio, noi riceviamo parecchia gente che si presenta da noi chiedendo assistenza per il visto familiare a seguito, coniuge, poi però da una prima analisi proprio superficiale viene fuori che magari la trascrizione del matrimonio non è stata fatta. Ad esempio, una cosa che vorremmo dire è proprio questa: si può fare il raggruppamento familiare con cittadino italiano dell'Unione Europea con il coniuge soltanto se il matrimonio è stato trascritto in Italia. Un'altra cosa importante è fare la trascrizione di nascita dei figli. Se avete figli che sono nati in Senegal e siete cittadini italiani, dovete trascriverli. Solo così il bambino otterrà la cittadinanza italiana e la possibilità di avere il passaporto. E vi dico questo, ora approfondiremo un po' con la console, anche perché sono cose molto delicate che riguardano la vita dei cittadini in generale, e spesso quando non si ottempera questo tipo di obbligo si hanno problemi anche dopo anni. Noi spesso lo riscontriamo con le pensioni e particolarmente, parlando un po' di trascrizioni, volevo approfondire con la console una problematica che noi insomma riscontriamo spesso quando si parla di pensioni, perché come dicevo sono cose che magari sono problematiche che vengono fuori nel corso degli anni, non subito, per cui chi lo fa magari pensa ce l'ho fatta, era facile, però poi dopo anni si rende conto che invece il problema esiste, è quella della trascrizione della prima moglie invece che la seconda. Noi vediamo spesso, non so se si tratta di ignoranza, però c'è la tendenza a non tenere in considerazione che per la legge italiana la prima moglie è la moglie legale. Possiamo parlarne un poco e fare capire come funziona la legge in Italia sotto questo punto di vista? Quando si diventa cittadini italiani per residenza o per matrimonio, si ottengono diritti ma anche doveri. Quindi è dovere del cittadino italiano, che come ricordava Vanessa all'inizio, dovere dei cittadini italiani di origine senegalese, come ricordava Vanessa, sono tantissimi, infatti negli ultimi anni ci sono 35.000 cittadini senegalesi che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, quindi i numeri sono veramente molto alti. Si ha l'obbligo di avere la propria posizione anagrafica in regola. Questo vuol dire che se si contrae matrimonio all'estero, il matrimonio deve essere trascritto in ambasciata. Cosa vuol dire trascrivere il proprio matrimonio? Vuol dire portare tutti i documenti relativi al proprio matrimonio, tradotti in italiano e con la postilla, in ambasciata, affinché l'ambasciata li possa trascrivere al proprio comune, al comune di residenza in Italia del cittadino italiano che richiede la trascrizione. Questo va fatto per tutti gli atti di stato civile, quindi matrimonio, nascita, divorzio, decesso, che si vengono a formare in uno stato estero, altrimenti questi atti di stato civile in Italia non hanno alcun valore. Questo è importante, come diceva Vanessa, anche per i propri figli. È importante venire in ambasciata a trascrivere la nascita del proprio figlio. Non è importante farlo perché si ha urgenza di andare in vacanza in Italia e quindi si ha bisogno del passaporto e magari dalla nascita del figlio sono passati anche 6-7 anni. È importante farlo il prima possibile per poter regolarizzare la posizione anagrafica del bambino, e quindi da nuovo cittadino italiano, da cittadino italiano, avrà sia diritto al passaporto ma anche l'obbligo di essere iscritto all'AIRE. Noi ad esempio una cosa che abbiamo riscontrato a livello delle pensioni, quindi dell'INPS, è un inseguimento che ormai dura da anni ma che riguarda anche cittadini italiani, ad esempio di origine senegalese, che pur essendo sposati civilmente in Italia non hanno mai pensato a fare la trascrizione dell'atto civile una volta diventati cittadini italiani, e che quindi abbiamo vedova che non ottengono la pensione perché il marito quando era in vita non ha trascritto il matrimonio in Italia. E questo blocca totalmente il diritto alla pensione da parte degli eredi.
Quindi fate molta attenzione se ad esempio siete cittadini senegalesi, avete permesso di soggiorno, magari avete fatto richiesta di assegni familiari per il coniuge e quindi avete dato indicazione che eravate sposati in Italia al comune, non vuol dire che avete fatto la trascrizione del matrimonio. Una volta che diventate cittadini italiani dovete procedere con la trascrizione. L'atto dovrà essere trascritto attraverso l'ambasciata, se no non ha nessun valore legale in Italia. Una volta che siete cittadini italiani avete per l'appunto dei doveri. Noi spesso ci rendiamo conto che magari la gente non conosce, no? Sono cose abbastanza tecniche, però è una cosa che bisogna fare. Noi ad esempio quando anche facciamo, si fa l'assistenza alle trascrizioni di nascita, chiediamo il certificato di matrimonio italiano oppure lo stato civile, ci viene detto no, io sono sposato ho anche il matrimonio in Italia. Però poi non c'è il certificato di matrimonio italiano perché l'atto di trascrizione non è stata fatta. Questo qua cambia tutto. Quindi fate attenzione, se avete acquisito la nazionalità, fate le trascrizioni dei matrimoni e regolarizzate le nuove nascite. Hassan, sottolineiamo bene questa cosa, Wolof. Ok, allora, l'ignor fate le moi, l'ignor ci vuole trascrizioni. Alors, transcription, il y a une loi italienne qui reconnaît la transcription au premier mariage. Madame Aob, il y a une loi enregistrée. L'or, le monde, l'encore, le qui a une femme nationalité italienne, pas pareil, de voir enregistré mariage. Même pour faire qu'elle est, mon petit commune, déclare qu'on est une femme jabar, mais elle n'est pas déclare que c'est une connue gars, ou d'un jabar, mais enregistré ou non. Enregistré mariage, moi, elle est une femme commune, nous tirer le CSF car le mariage, je crois que c'est une commune. Tu même pour des sociétés au Sénégal, des mêlés. Ak sa dom tamit bi jiddu bepp dom bu jiddu gannaaw bi nga amé nationalité lo consul don léral légui lu jara fatali la ce n'est pas que da ngay tok ba xalé bi am 7 ans 8 ans nga bokk yobu Italie nga dok enregistré xalé bi bu jiddo ci saasi enregistré ko né ki sama dom lu ñu defal ko kayitu jiddu né italien la inscrire ko à l'ARE. ARE di fatali toujours mom moy état civil des italiens résidents à l'étranger sa dom italien bi do bu jiddu dañ ko wara defal kayitu jiddu mo am extrait de naissance italien am inscription ARE. Lolu moy tax bu su soxla won passeport mu yomb nga xamna ñi italien buy tuddi fi la li jëm ci walu mariage aussi comme niñ wax légui da nga nit ku nekk da nga am ay droit mais da nga am aussi ay devoir. Une fois nga né italien da nga am droit devoiru déclarer sa njobot mo xam sa soxna mo xam sa dom da nga leen war déclarer parce que li léral lolu mom loy léral léne bari na ci kay fi am nit ki dem ba génn aduna musul déclarer domam bëgg déclarer dom mu indi ay problème. Parce que tamit toujours dañ nan lutax bi papa ji dund nek fi italien xale bi dund déclarer ko won kon di wax toujours lolou yag nañ koy wax nit ñi déclarer len lepp soxna dañ koy déclarer bo len taggo nga déclarer taggo ngeen bo len lepp lu am nga déclarer ko lolou day tax sa position nek à jour. Vanessa Fatina na légui lu am solo am nañu am nationalité italienne légui dem ba génn aduna biñuy topto sen jabar sen pension imsi la ko bloqué parce que ne lutax mariage ken musu ko enregistré. Kon dañuy penser à ce que la femme du faux wala lu ci nek kon déclarer len lepp déclarer len mariage déclarer len naissance déclarer len divorce déclarer len lepp mettre len sen position anagraphique à jour voilà lool dal la bu won di xassilay benen bi ci am solo té ñu wax ko tamit moy né walu tel numéro téléphone bu len ko xéblu important la parce que tay mëno dem déclarer sa dom ambassade sa nijaay wala sa rak yobul lako xalé bi dem def ci numéro ambassade dañuy bëgg yeen say contacter papa ay xalé bi wala l'intéresser pour vérifier buñ ko contacter numéro biñ leen jox baxul dañuy jël pratique bu bloqué ak tako fofu kon numéro téléphone dafa am importance parce que numéro bi moy yow yaangi Italie numéro moy sen li tax ambassade mën la joindre mën am information ci ndax ki ngay déclarer sa dom lolé def kon kuy def transcription naissance wala mariage wala lu mel def ci sa numéro téléphone personnel tax ñu mën la contacter voilà. Molto bene, procediamo, continuiamo a parlare dei cittadini italiani parlando di iscrizione AIRE. A partire da quest'anno, oltre che ad essere obbligatorio, lo era anche da prima, ci sono delle multe perché non si iscrive all'AIRE. Noi abbiamo notato comunque negli ultimi anni qui in Senegal il numero di italiani è aumentato esponenzialmente. Noi stessi, dando un'occhiata alle statistiche, io ho notato che solo noi abbiamo fatto un centinaio di richieste di iscrizione AIRE l'anno scorso e siamo arrivati a circa 70 già quest'anno che siamo a maggio-giugno, per cui c'è un aumento di iscrizione AIRE. Perché bisogna iscriversi AIRE, Consule? L'iscrizione AIRE, come dicevi tu, è obbligatoria per legge se si intende risiedere all'estero per un periodo di almeno 12 mesi.
ed è obbligatorio iscriversi AIRE entro 90 giorni dall'ingresso nella circoscrizione consolare. I numeri sono effettivamente molto alti. I numeri sono effettivamente molto alti, poiché per la nostra circoscrizione consolare siamo ormai arrivati a quasi 5.000 italiani regolarmente residenti, quasi 4.000 in Senegal. Ok, allora li consiglio di guardare un link con l'AIRE, è importante iscrivere l'AIRE. Quando lo avrò fornito, che può essere italiano, può essere vivere all'estero, è un'obbligazione di l'AIRE. Mi chiedo che finito il logo, abbiamo più di 4.000 italiani che sono residenti in Senegal. Voilà, l'Egna che è Vanessa Donna l'ha così. Ci leghi come la femme ha sanzioni, io non posso considerare se ci puoi spiegare anche come dice la normativa, questione delle sanzioni e altre, se puoi spiegarlo anche. Certamente, allora le sanzioni dal 1 gennaio 2024 comportano una multa di 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione AIRE fino ad un massimo di 5.000 euro. Verificare e comminare la sanzione non spetta tuttavia all'ambasciata, ma spetta al comune di residenza in Italia. Vorrei sottolineare anche che l'iscrizione AIRE, oltre che obbligatoria per legge, è necessaria per accedere a tutta una serie di servizi consolari come la richiesta di passaporto, il rinnovo della patente, il voto all'estero, che noi diamo soltanto ai nostri iscritti AIRE. Quindi se volete rinnovare il passaporto, siete in Senegal con passaporto scaduto e intendete rimanere, vi consigliamo innanzitutto di iscrivervi all'AIRE e poi di venire a richiedere il passaporto in maniera urgente. Sul passaporto colgo l'occasione anche per ricordare che va rinnovato prima di 6 mesi dalla scadenza, ossia non si può viaggiare fuori dall'Unione Europea con un passaporto che ha meno di 6 mesi di validità. Quindi se intendete venire in Senegal e avete un passaporto con 5 mesi di validità, è necessario rinnovarlo prima di venire, prima di uscire dall'Unione Europea. Inoltre, se vi trovate già in Senegal, siete già iscritti all'AIRE, io vi consiglio di cominciare le pratiche per il rinnovo, quindi la prenotazione dell'appuntamento, che non abbiamo detto ma lo diciamo adesso, si prende sul portale prenotami.esteri.it circa un anno prima dell'effettiva scadenza del rinnovo. Il passaporto ha una durata valida di 10 anni, quindi avete tutto il tempo quando cominciate ad arrivare verso la fine della validità, quindi un anno prima della scadenza, cominciare a prendere l'appuntamento. Ricordo che gli slot sul Prenotami aprono ogni giorno alla mezzanotte italiana, quindi se avete difficoltà a cercare a prenotare l'appuntamento, collegatevi sulla piattaforma alla mezzanotte italiana, perché in quel momento vengono aperti ogni giorno nuovi appuntamenti. Questo anche per le trascrizioni, quindi nascite e matrimoni, e per le dichiarazioni di valore, che ricordiamo essere il riconoscimento del titolo straniero da poter utilizzare in Italia. Quindi prenotami per questa tipologia di servizi e Bless invece per visti e legalizzazioni, da non confondere. Sono due piattaforme totalmente diverse. Prendo la palla in balzo per parlare degli ETD, perché spesso si pensa di poter superare il problema iscrizione AIRE e rinnovo del passaporto chiedendo gli ETD, che sono dei documenti di viaggio urgenti, dei lascia passare, per poter andare in Italia. Cos'è un ETD invece? Un ETD è un Emergency Travel Document, ossia un documento di viaggio di emergenza che si rilascia in caso di furto o smarrimento del passaporto. È un documento di emergenza, quindi non è un documento che l'ambasciata rilascia di norma. Deve esserci una denuncia di furto del passaporto, una denuncia di smarrimento. In tutti gli altri casi non si rilascia l'ETD, ma è necessario, se si è in Senegal da più di 12 mesi, iscriversi all'AIRE e rinnovare il passaporto.
altrimenti purtroppo dovremo rilasciare un passaporto senza iscrizione AIRE e nei 10 anni successivi, quando dovrete rinnovare il vostro passaporto, poi la questura che lo rinnoverà dovrà necessariamente chiedere il nulla osta alla nostra ambasciata. Perfetto, un'altra cosa da sottolineare sono i tempi di attesa per i passaporti, che sono abbastanza veloci, tranne che se l'ultimo passaporto che è in scadenza o è scaduto è stato rilasciato da una questura italiana, naturalmente l'ambasciata dovrà contattare la questura in Italia e i tempi di attesa lì insomma non sono quantificabili, qualche settimana, abbiamo visto anche periodi di attesa lunghi di qualche mese, quindi quello dipende molto dalla questura, quindi fate i vostri calcoli in caso di spostamento, fate in maniera che il documento non diventi urgente, quindi insomma come diceva la console iniziate a organizzarvi per fare la richiesta di rinnovo il prima possibile. Io magari però, se non sono casi proprio diciamo impellenti, inviterei la gente magari a non farlo in questo periodo, perché noi abbiamo notato che avere un appuntamento passaporto in queste settimane è naturalmente più difficile, perché siamo sotto vacanze, siamo sotto inizio scuola dell'anno prossimo scolastico, quindi se in questo periodo non trovate facilmente gli appuntamenti è normale, ogni anno periodo estivo è così, ritentate ogni volta dalle 10 senegalesi o mezzanotte italiane. Ora Hassan, facciamo un piccolo riepilogo e poi passiamo direttamente a delle domande che abbiamo ricevuto dai nostri assistiti. Ok, allora legui xam nga consul dafa commencé expliquer legui lan moy institution AIRE yi ba wax né inscrit nañ lu upp 4000 italiens ñu ngi fi di vivre Sénégal. Ma lajar ko ci né ko legui comme loi bi rand dafa apart rand dafa am ay multuñ ci tak ay amende luñ ci tak nu amende yi démé mu expliquer né amende yi mën na dem ba 1000 euros par at bo inscrit AIRE jusqu'à un maximum de 5000 euros bo xamné luñ amende buñuy tak la du ambassade mo koy tek mais commune de résidence en Italie bi légui mu paré mu expliquer ñu aussi pour walu passeport yi ndax xam nga inscrire AIRE ñak inscrire AIRE day tax bu sa passeport jéxé fi do ko renouveler bu sa permis jéxé do ko renouveler bu élection jotté do voter parce que ñom ñi ñuy yonné lettre yi pour ñu voter moy dañu inscrire ñu xamné ñom ñu ngi inscrire ci AIRE bi nek fi légui benen bi ci top aussi moy passeport kenn du xaar ba mu jéx nga koy renouveler mën nga xaar bien avant ndax dañ né légui bu uppé bu déssé moins de 6 mois mënoto ci voyager bo mënoto ci génn espace Schengen bi légui nak kon passeport bo xamné 10 ans lay durer pour déssé 1 an rek commencer def procédure renouvellement bi ndax rendez-vous yi jogé tuñu kon jarutul xaar soxla wo xaar ba passeport jeex tak nga fay jom renouveler parce que tay ji ki nga xamné dafa wax né dafa ñëw Sénégal fi tay ba passeport bi jeex fi mu pour ñu renouveler lako da ngay dem da nga wara inscrire AIRE ba paré pour nga mën ko renouveler fi Sénégal té bu féké yow Italie ngay vivre nga inscrire fi AIRE renouveler ko Sénégal tamit na nga xamné suba difficulté bi mu lay indir moy ba su passeport bi jeexé Italie pour nga dem police ñu castrat renouveler ko dañuy obligé bindat ambassade Italie bi nek Dakar pour demander un nulla osta parce que passeport bu jeexé pour nga renouveler ko boudé fi nga amé won nga koy renouveler dañ la koy renouveler tranquillement mais boudé nga amé zone bu différent fokk ñu demander nulla osta castrat wala consulat bi délivrer un passeport pour mu confirmer ni baxna pour mu defrata lako kon lolu moy li nga xamné dafa jara lérr ci walu passeport yi autre chose aussi moy fiñuy jëlé rendez-vous yi ci prénatal ni nga koy jëlé rendez-vous passeport rendez-vous déclaration de valeur rendez-vous transcription fofu nga koy jëlé kon dafa am différence entre prénatal mi moy rendez-vous yi nga xamné bir ambassade la conseil ak direct déclaration de valeur aussi yoy yang koy jëlé ci prénatal mi yoy moy yi nga xamné ni ngi concerner ambassade Italie directement li nga xamné nak ci walu visa yi lamna BLS la yoy mom ya ngay dugg ci mail yi lolu BLS pour def différence bi entre rendez-vous yi xamné bir ambassade la ak yi nga xamné centre dépôt BLS la kon lepp li jëm ci prénatal mi rendez-vous c'est directement à l'ambassade lolu moy li nga xamné dafa baxone tamit ñu léral ko leneen li ci dess aussi Vanessa da ko don laaj ci walu ETD yi ETD yi mom moy pratiquement moy laisser passer ñu koy jox ñi nga xamné sen passeport dafa rër fi ba ñu satchu ko mais du ko xamné da nga ñëw tok fi ba mu neex nga bëgg delu Italy né damay dag billet defal leen ma laisser passer du fonctionner non laisser passer document d'urgence la document d'émergence la kon du document xamné da ngay ñëw rek ñu dem yobbu ñu defal lako kon ku nekk fi demal nga bindu AIRE day tax do am amultu bu lay fay day tax bu sa passeport jeexé ko mën ko renouveler kon da lolu moy pratiquement li ñu do mu jox légui. Molto bene, ora passiamo a delle domande che, come vi dicevo, ci sono state fatte per la console
attraverso la pagina Facebook Inca Senegal o via email o WhatsApp o anche di presenza. Le prime domande si basano proprio sui depositi a Belesse. Abbiamo riscontrato che un paio di mesi fa, prima del grande cambiamento che c'è stato, quindi quello di creare dei canali diretti direttamente con l'ambasciata per la presa di appuntamenti, sono stati bloccati gli appuntamenti sul sito di Belesse. C'è stata molta confusione, molta gente non lo sapeva, è venuta qui, non ha potuto depositare. Cosa è successo? Grazie Vanessa per questa domanda che mi dà l'opportunità di approfondire un tema che ci è molto a cuore. L'ambasciata il 16 febbraio 2024 ha pubblicato un avviso sul proprio sito e sui propri canali social che vi vorrei leggere. Si informa l'utenza che, per ragioni di forza maggiore, a partire dal 1 marzo 2024, tutta la procedura per il visto, sia in ambasciata sia all'agenzia BLS International, potrà essere espletata soltanto dal richiedente stesso. Pertanto non potranno più essere accettate procure. Cosa è successo quindi? L'ambasciata ha informato l'utenza che dal 1 di marzo tutta la procedura per la richiesta di visto, per l'ottenimento del visto, quindi l'appuntamento, il deposito, eventuale preavviso e il ritiro, sarebbe stata accettata soltanto se espletata dal richiedente stesso. Non accettiamo più quindi le procure. Questo ovviamente cosa vuol dire? Cosa voleva dire? Che tutti gli appuntamenti presi non dal richiedente stesso, ma da una persona terza, sono stati annullati. Da qui l'annullamento degli appuntamenti presi online sul sito della BLS. L'ambasciata insieme alla BLS ha fatto dei controlli sugli appuntamenti presi per il mese di marzo, ha verificato che la maggior parte non erano stati presi dal richiedente stesso ed erano stati prenotati pochi minuti dopo l'apertura e quindi ha preso la decisione di annullare, in virtù proprio del fatto di questo avviso che avevamo fatto, tutti gli appuntamenti, ripeto, presi non dal richiedente stesso. Da quel momento è cessata anche l'accettazione da parte delle procure, perché ricordo, tutta la procedura di richiesta del visto è responsabilità del richiedente stesso. Come sappiamo, c'è stato quel periodo in cui effettivamente era praticamente impossibile accedere in autonomia sul sito, gli appuntamenti sparivano velocemente e venivano rivenduti a dei costi esorbitanti. Un'altra domanda che ci è stata fatta è: visto che la gente comunque alla fine non ha depositato, come mai BLS non ha rimborsato le spese del deposito? BLS non ha rimborsato le spese del deposito perché l'annullamento non è dipeso da BLS, è dipeso dal fatto che l'appuntamento stesso era stato preso non dal richiedente ma da una persona terza. Non si è quindi ritenuto di procedere col rimborso delle spese. Un'altra domanda che volevo fare era proprio quella del fatto che deve essere l'interessato a prendere appuntamento. I mesi passati abbiamo visto che era praticamente impossibile per chi era in Italia accedere al pagamento del servizio presso il sito di Belesse. Infatti era possibile, come sapete, quando si prende appuntamento sulla piattaforma di Belesse bisogna pagare le spese di servizio e si faceva attraverso metodi di pagamento, diciamo, senegalesi, di transfer d'argent senegalese, web, orange money, eccetera. Non era possibile quindi accedere al pagamento ad esempio con la carta di credito. Ora è stato risolto questo problema che obbligava i richiedenti, i parenti che facevano la domanda all'Italia a dover delegare qui in Senegal. È stato risolto questo problema nella misura in cui adesso il sito della BLS accetta anche carte di credito internazionali, Visa e Mastercard, oltre ai metodi di pagamento che ripetiamo essere Wave, Orange Money e Free Money. Prima di passare la parola ad Hassan per una traduzione in Wolof, volevo un attimino approfondire l'argomento della delega, della procura. Quindi quando ci sono dei minori che devono depositare una domanda di visto, se è un visto per raggruppamento familiare con un host, uno dei due genitori deve essere presente.
non è accettata nessuna delega. Se invece uno dei genitori è cittadino italiano, è possibile fare la procura da parte del cittadino italiano ad un familiare, e bisogna provare che sia un familiare. Dottoressa Quartetti, potrebbe spiegarci come funziona? Come abbiamo detto prima, adesso la prassi è quella di non accettare più alcun tipo di delega. Nel caso di minori, ovviamente un bambino non può venire a presentare la propria domanda di visto. Se il genitore, entrambi i genitori, si trovano in Italia e quindi non possono accompagnare il bambino, il minore, a depositare la propria domanda di visto, è possibile soltanto in questo caso delegare un familiare stretto, quindi un familiare di primo grado, che può essere un fratello o un nonno o uno zio, che deve però portare gli atti di stato civile a dimostrazione del legame di parentela con il richiedente e una delega con firma del cittadino italiano autenticata o dal comune in Italia oppure dal consolato senegalese, dai consolati senegalesi in Italia. Quindi accettiamo le procure soltanto in casi di minori che viaggiano, quindi senza i genitori, per familiari stretti con dimostrazione, con atti di stato civile del legame di parentela e delega da parte del cittadino italiano. Questo anche per contrastare purtroppo un fenomeno che abbiamo riscontrato essere diffuso di documenti, passaporti di cittadini italiani e senegalesi affidati a persone terze e proprio per la richiesta di visto del figlio che si trova in Senegal, è utilizzato in maniera impropria per fare domande da parte di richiedenti con cui poi si rivelavano non avere alcun tipo di legame di parentela. Quindi il genitore, a meno che non sia impossibilitato o non viva in Senegal, deve essere presente al momento della domanda di visto o delegare un suo stretto familiare. Hassan, okay, puoi allora, procedere? Ok, allora, leggi ci vuole premu rendezvous. Xam ngeen ne rendezvous yi ambassade di joxe lepp ñi ngi déparé ci problème yi fi amone ak BRS ba ñu annulé won rendezvous yi. Fofu la ambassade créé mail yoy pour di joxe rendezvous. Légui li xewon moy bo len fatali ko depuis ci mois de février bi ambassade dafa defone ben communiqué, defone nañ ko ci page Facebook bi, cette page Facebook ñu def ko ci page BLS, ñun aussi reprendre nañ ko ci suñu page Facebook yi INCAB ak yépp. Yéglé né ambassade wax né à part du 1er mars doto accepter ci ben délégué nit ki moy dem yobul bok kayitam directement. Légui nak bi lolu amé ñu joxé rendez-vous pour le mois de mars, biñu gën rendez-vous génné aussi ils sont rendu compte que né rendez-vous daf ci bëri won rendez-vous yo xamné yi ci ëpp bok wala rendez-vous ci ëpp kenn nit ñi ay intéressé jëluñu ko won ay à travers ay intermédiaire lañu jëlone rendez-vous ci lañu joggé ñu bloqué won rendez-vous yëpp. Biñu bloqué rendez-vous yi aussi ñu bloqué rendez-vous yi tiji wat une deuxième fois. Légui nak li karon Vanessa laj pourquoi procéder wuñu à ce que ñu rembourser nit ñi espèce frais yoy ñu fayon mu ne rembourser ñu ko parce que dis nek moy du nit ñi ñoo jëlone rendez-vous bi directement pour mën dem ñu rembourser len à travers xeyna intermédiaire la gaay jëlone affaire yi ci nga ñi ko jëlone sax mënu ñu manifeste pour mën récupérer sen xaaliss. Benen bi ci dess aussi moy ci walu délégué yi la ko Vanessa laj aussi walu procuration yi ñi ko mën def moy parents italiens yi nous la stay mom fokk présence un des deux parents, un des parents pour mu ñow mëna récupérer mëna gungé xalé bi borom nous la stay mënu ñu ko def ñom fokk ñu ñow borom parents italiens né familial en sécurité lañ bu féké papa ji ak yaay jëm nekkuñu fi mën nañ defal procuration à une personne bo xamné mais un parent proche lay nekk mo xam frère la wala sœur wala mamu xalé bi mais day démontrer ay kayit yu wone né ki parent la bu dé frère la ngeen di sa kayit jud ak sa kayit jud frère wala sa kayit jud ak sa kayit jud papa wala sa yaay mëna wone né ki man parent bu proche la pour mën ko def loolu yëpp di tax ambassade def ko du dara lul dafa bëri ay affaire yu faux yu ci nit ñi doon def di jël ay document jambour di ci yobbu ay xalé di ci yobbu ay doomu jambour légui nak pour contraster loolu nak éviter yoy problème dañu né légui nak l'intéressé mom moy ñew mbaamu yone ben parent proche pour mën ko téwal pratiquement loolu moy promo légalisation yi ki bi procuration yi ak rendez-vous ñi annulé won
Perfetto, un'altra domanda che è fatta molto spesso è: ma perché l'ambasciata utilizza delle società esterne per la gestione dei depositi di visti e legalizzazioni? Ed è una domanda che le giro, dottoressa. L'ambasciata è obbligata a rivolgersi a un'agenzia di outsourcing, a un'agenzia di esternalizzazione del servizio, proprio per i numeri che riceve annualmente di domande di visto. Infatti il codice visti Schengen, che è la normativa che regola tutte le disposizioni riguardanti i visti Schengen, impone alle ambasciate di esternalizzare il servizio se si supera una certa media di visti rilasciati su base triennale, e l'ambasciata a Dakar supera ampiamente questa quota. Vorrei anche sottolineare che al momento vengono ricevuti a BLS tra le 80 e le 100 persone al giorno, perché la BLS ha gli spazi adeguati per ricevere un tale numero di persone. L'ambasciata non ha la struttura per ricevere così tanti richiedenti visto, e non dovendo ricevere il pubblico può concentrarsi sulla trattazione delle domande. Quindi il lavoro viene diviso da una parte a BLS, che riceve le persone, raccoglie la documentazione, e dall'altra parte dall'ambasciata, che può così dedicarsi all'analisi, alla trattazione e all'emissione dei visti. Ovviamente la creazione delle caselle di posta occupa lavoro, quindi sottolineo che abbiamo sì migliorato, facilitato l'accesso all'appuntamento, che prima veniva preso esclusivamente online, ma questo ovviamente ci ha comportato un aggravio di lavoro. Passano, procedi okay. Alla, così passiamo poi ad ok, allora domande B, mo domande non ñu ko jëlé ci ci plateforme yi mo xam Facebook ak Messenger yi ñi bind. Da fa kuy laaj am laajte lan mo tax ambassade bi yenn service yi mu jël ko, yi service consulaire ñu jël ko jox ko yenn société. Consul lay tontu fofu dafa am benn loi Union Européenne boo xam ne moo wax ne bu fekkee dafa am benn nombre de service yooyu def, bu dafa am benn nombre bu fa àggee da ngay obligé nga jox ko keneen nga sous-traité ko, te ambassade dépassé na bu baax nombre bi ko Union Européenne teg, moo tax mu jël ko jox ko beneen société mu koy géré. Société bu mooy BLS moom mooy géré loolu, di wax ne BLS dina recevoir chaque jour entre 80 ba 100 demandes de visa, loo xam ne ambassade mënu ko def. Te léegi loolu da koy permettre aussi moom mu mën jël temps mu féetale ko yeneen liggéey, bu BLS recevoir demande yi yónnee ko après moom mën ko traité. Kon léegi di wax ne loi wu Union Européenne moom mooy joxe loolu, moom moo leen fixe obligé à ce que ñoom ñuy jël yenn service yi, bu ëppee benn nombre bi ñu ñëw jox ko ñeneen ñu géré ko. Voilà, loolu mooy tontu bi ñu laajte woon si lan moo tax ambassade jël yenn service yi mu jox ko keneen. Invece per quanto riguarda nulla osta, un'altra riflessione che ci viene fatta è: perché, visto che nulla osta sono rilasciati in Italia, perché non è l'ambasciata stessa che contatta i titolari del nulla osta invece di aspettare che essi prendano appuntamento con tutte le difficoltà che ci sono? Esiste, la mia domanda è, esiste un sito, un sistema che raggruppa tutti i nulla osta e vi arrivano e sono a vostra disposizione, quindi voi potete contattare i beneficiari? No, ne abbiamo già parlato in passato, ma lo ripetiamo: noi non riceviamo una lista dei titolari di nulla osta. L'ambasciata ha accesso a una piattaforma dove può verificare l'autenticità del nulla osta quando il richiedente presenta la domanda. Quindi sì, le prefetture, diciamo, tra virgolette, inviano il nulla osta all'ambasciata, ma non ci inviano una comunicazione. Loro inseriscono in questa piattaforma il nulla osta, che noi poi, una volta ricevuta la domanda di visto, abbiamo la facoltà di verificare. Sì, effettivamente è una domanda ricorrente e la ripetiamo, quindi non esiste un sistema per il quale l'ambasciata riceve delle segnalazioni sui nulla osta attivi. Deve verificare uno per uno una volta che arrivano, quindi speriamo magari nel futuro, chi lo sa, che i ministeri facciano qualcosa, però in questo momento è il beneficiario del nulla osta che deve fare la démarche per il deposito. Altra domanda che arriva dal pubblico:
riguarda i fratelli di cittadini italiani. Perché i fratelli di cittadini italiani non sono considerati di primo grado e devono chiedere un visto che non fa parte dei familiari a seguito? Questa è la normativa, è il decreto legge 30 del 2007 che identifica come familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare, come abbiamo già detto, il coniuge, i figli fino a 21 anni e gli ascendenti. Quindi è una normativa che bisogna applicare. Un'altra domanda che magari farà sorridere qualcuno, però è una domanda che noi riceviamo di frequente, abbiamo anche ricevuto in questi giorni, riguarda il raggruppamento familiare con il coniuge. Non vado più d'accordo con la mia prima moglie, posso fare il raggruppamento con la seconda? Allora, sappiamo che in Italia la poligamia è un reato. È un reato contemplato dal codice penale all'articolo 556 che prevede da 1 a 5 anni di reclusione. Quindi ogni matrimonio successivo al primo matrimonio che viene contratto in Senegal per l'Italia non ha alcun valore. Se si ha una seconda moglie si deve prima divorziare dalla prima moglie, quindi venire in ambasciata e trascrivere il divorzio, che è un atto di stato civile che si è formato all'estero, dopodiché sposarsi nuovamente con quella che diventerà non la seconda moglie ma la prima moglie a tutti gli effetti per il cittadino, e dopodiché chiedere il ricongiungimento familiare. Io ne approfitto per parlare un po' di pensioni dicendo che spesso noi nelle nostre pratiche INPS ci ritroviamo con delle problematiche proprio collegate al fatto che ad esempio sono stati chiesti per anni gli assegni familiari per la seconda moglie e non per la prima, e in caso di decesso quando poi si fa la pratica e lì viene fuori che ci sono più mogli e viene fuori anche che la prima, la seconda e la terza, ad essere la prima invece risulta un altro. In questo caso cosa succede? Addirittura succede che la pensione che va alla vedova ufficiale, no? La prima moglie, si vede decurtata di anni e anni e anni di assegni familiari dati ingiustamente sotto il nome della seconda. Quindi fate attenzione, per favore, seguite la procedura, non pensate, l'ho detto poco fa e lo ripeto, che siccome vi va bene per qualche anno non vi scoprono, prima o poi può venire fuori. Hassan, facciamo una traduzione Wolof di tutto questo, così procediamo con le domande. Ok, allora, leghi, domande di Vanessa non latte, leghi, fammi cubindene. Day laccé lan motax ambassade bi comme ñom buñu leen di jox nulo stay pour walu nulo stay lay concerner mu ne fa né ñom buñu leen di jox nulo stay en Italie dañ leen wax né leen yoné nañ ko ambassade lan motax ambassade du contacter nit ñi fixer leen directement rendez-vous consul bi léral fofu né ñom yoné wuñu leen nulo stay directement dañ préfecture bu la joxé won nulo stay bi daf koy yoné ci ben plateforme yoné fa nulo stay bi fa la koy duggal légui nak yow bo su ñëw ba présenter sa demande de visa ñom fofu lañu dem pour vérifier existence nous la stable le dit mais ñom jotu ñu nous la stable pour xamné exemple délivrer un tel sénégalais un nous la stable pour ñu mëna contacter yow jour bo ñëw ba présenter demande bi ci lañuy dugg ci plateforme bobu vérifier existence nous la stable kon non lay démé lolu motax ñom mënu ñu fixer rendez-vous ndax jotu ñu ci nous la stable benen bi ci top moy dañu don la laccé ki don laccé ni wax ndax na ki am nationalité ndax mëna inviter frère am consul di léral né frère bokul ci familiarité seguito frère mom tourisme la familiar sécurité mi ngi concerné pape yaay jabar dom dom bu am moins de 21 ans wala ko am plus de 20 ans nek en charge kon lolu moy tontu won nañ ko ci kanam ci jitt bi jitu won bi mujj bi ci top am ku ne man ak sama aawo jubotuñu ndax mën na defal regroupement familial sama ñaaral consulaire fofu ne polygamie délit la en Italie loi Italie nangul polygamie lolu day delu soir ci li ñu wax un peu avant wax ne il faut tout déclarer da nga am une première femme nga déclarer ko da ngeen tago da ngeen divorcer wala dafa décédé nga déclarer ko lolou mol may permettre nga mëna enregistrer kenen mais enregistrer ñaari soxna loi Italie nanguko au contraire délit la sax fofu benen bi ci am moy Vanessa da ci yok di léral né ci walu pension yi arrivé na ci ay cas yo xamné soit sen pension bloqué nañ ko ndax ay soxna liñ leen déclarer baxul déclarer ñaari bi aw ba nga fi wala yoyu wala ko xamne dafa amone aw di faye déclarer ñaarelam fofu di ci fayeku ay allocation familiale wala ay détraction fiscale bi mu démé ba gañu ñu wax top top pension bi di serve cas de mariage ñëwé im se rendre compte ni ki doon fayeku doon première femme bi légui nak mu war la récupérer li ñu la doon fay lo yépp ak bo mo tax yeen say tagge say daan
kon day delu soir toujours fiñu wax il faut toujours déclarer les choses en temps réel en position anagrafique bu nek à jour voilà lolu moy tontu yi. Ora chiudiamo con le ultime domande che riguardano le trascrizioni di nascita dei figli, argomento molto delicato perché riguarda i minori. Una domanda, intanto tengo a dirvi che la trascrizione di nascita dei figli bisogna farli sia essi siano nati fuori dal matrimonio che dentro. Dottoressa, spesso ci viene fatta la domanda, ma i figli nati fuori dal matrimonio o quelli nati dentro il matrimonio, quindi i figli legittimi, hanno gli stessi diritti di trascrizione di nascita? Certamente, i figli nati sia all'interno del matrimonio che all'esterno del matrimonio hanno gli stessi diritti, come tale se sono figli di cittadino italiano saranno anch'essi cittadini italiani per nascita e quindi è importante venire in ambasciata e fare la trascrizione. Nel caso in cui il figlio è nato fuori dal matrimonio italiano, anche se è nato all'interno di un matrimonio senegalese poligamo, viene richiesto il riconoscimento. Cos'è il riconoscimento? Se il figlio è nato all'interno di un matrimonio senegalese poligamo, come abbiamo già detto, per l'Italia questo matrimonio non ha alcun valore, quindi il figlio è nato fuori dal matrimonio italiano. In questo caso entrambi i genitori devono venire a dichiarare, a riconoscere in ambasciata il proprio figlio. Non è sufficiente che viene il cittadino italiano in ambasciata e dichiara il figlio, è necessario che anche la madre o il padre, cittadino senegalese o italiano, vengano a dichiarare il proprio figlio, poiché è nato fuori dal matrimonio. Hassan, la traduzione di queste ultime domande e risposte? Ok, allora, prima domanda, la prima domanda è quale è il giudice che ci sei? Ndax mën nañu naar ci sen naissance waaw ki am nationalité doomam bu juddul ci sey italien la mën nako enregistrer mën nako transcrire xalé bi nek italien mu amat ku laccewat aussi benen demande wax ne lan motax ñu def reconnaissement moy reconnaissance bobu fofu day delu soir moy ñu wax rek toujours si walu polygamie xalé bo xamne doomu ñaarel wala doomu ñettel tamit xalé yoyu ay italien lañu mais fok parent bi si bopam moko déclarer bu fekke ki ko déclarer du parent bi da fa wara ñew ambassade signer acte de reconnaissance moy reconnaissance wax na reconnaître na ni ki sama dom la parce que ki juddo ci sey am nek ci bir livret de guerre papa ñu déclarer ko italien la leer na mais kam ne kenen moko déclarer wala juddul ci dañu laaj acte de reconnaissance to bop lolu moy ñaari laaj yi ñu mujj laaj ci walu transition yi. Ringraziando, io ho finito con le domande, penso che abbiamo rivisto un po' tutto, abbiamo parlato di tutti i cambiamenti che ci sono stati, volevo sottolineare che in questi mesi abbiamo visto un grande cambiamento positivo nella gestione degli appuntamenti, nelle tempistiche e raccogliamo naturalmente pareri favorevoli, la gente è più serena. Io volevo ringraziare l'ambasciata in nome della dottoressa Quartetti che ha accettato il nostro invito per questo approfondimento importantissimo che speriamo vi dia la possibilità di chiarire un po' le idee sulle procedure dei depositi. Quindi sottolineiamo, mi raccomando, cercate di gestire in autonomia da soli tutte le procedure. Se dovete chiedere assistenza fatelo ad enti o persone giuridiche riconosciute. Continuate a contattarci e scriverci a farci delle segnalazioni. Io ringrazio tantissimo la dottoressa Quartetti che è stata molto chiara e molto disponibile e vi diamo appuntamento per un'altra puntata di Assistenza alla Diaspora. Naturalmente prima passo la parola ad Hassan e poi in chiusura alla dottoressa Quartetti. Voilà, con bocchi di wakne amon nani tai dete dalal ganbi di consulu ambassade italia a Dakar di à travers mom ñu remercier ambassade bi yépp ci disponibilité bi di wax tamit né gis nañu message yi ñi gis yépp ci ëpp moy nit ñi contane nañ ci changement yi mu jëm ci ambassade bi ni mu leen gëna joggé réactivité bi ak yoy yépp di wax né gën continuer di suivre page ambassade bi pour d'am information en temps réel wala di ñu suivre comme ni ngeen ñu doon topé ci suñu page Facebook INCA information bëpp yu ci ambassade dañ ko jallalé fofu di wax tamit ambassade bi yépp liñ ko def pour moytu ay intermédiaire yi la motax bëgg nit ki bind directement ñu tontu ko jox rendez-vous day faciliter affaire yi day éviter aussi ay problème jël rendez-vous ñu annuler ko parce que ñi ko jëlone lérul ak yoy kon dal di am contane di len jox tik dajé ñun benen yoon ci yenen benen émission assistance à la diaspora buñu paré ñu bayyi conseil bi xana mu tagoto mom tamit.
Ok, allora. Grazie a voi, grazie a Vanessa e grazie a San per questo invito. Per noi è molto importante avere questa piattaforma per dare le informazioni corrette. Comunicare le informazioni corrette vuol dire rendere più facile l'accesso ai nostri servizi e mettere tutti voi nella misura di ottenere un servizio corretto e rapido. Quindi grazie molte. Ok, allora con Bocchi di Ren Giochlik di Benen Yonci, assistenza alla diaspora, buona giornata.